Eder. Mech. Pallister. Quando avviene l'omicidio, tu esattamente dove eri? Allora, io ero in condominio, ero andato lì pomeriggio perché avevo saputo dell'incidente di un amico. Dopo poi alla fine, con la scusa di essere lì, mia sorella mi ha invitato a cena, siamo stati lì a cena sino tardi. 10:40 poi insieme. Ma era stato un tuo amico del palazzo ad avere un incidente? No, un amico aveva avuto un incidente, no? Mia sorella mi aveva mandato le foto, ero andato lì con la scusa di parlare di questa cosa qui. E sei arrivato lì prima di cena? A memoria molto prima di cena, forse 5:30. A quanto pare, ed emerge anche dalle carte dell'inchiesta, Pierina aveva parlato male di Manuela, ma anche di te. Sì, sì, è vero, infatti quando lo sono venuto a sapere ho provato a... E tu quando l'hai saputo? Domenica. La domenica prima della morte di Piera, perché diciamo che queste cose mia sorella le è venuta a sapere nei giorni precedenti proprio. Quindi ha saputo tutto ciò nei giorni precedenti all'omicidio di Pierina, e cosa ha saputo di preciso si sa? Esatto, ma è venuta a sapere di parole poco gradevoli nei suoi confronti, tipo che dai la reputava una persona che era diventata un po' facile, logicamente Piera era molto... abbattuta per il fatto che mia sorella aveva abbandonato il tetto coniugale. Queste parole mia sorella le era venuta a sapere in maniera fortuita sentendo delle telefonate da muro a muro. Si è detto che fu Valeria a riferire queste frasi. Per il tramite di Valeria, ma Valeria, siccome è una persona onesta, ha voluto far sentire direttamente a mia sorella determinate cose, l'ha invitata a casa e mia sorella le ha appurate di persona. Quindi si sarebbero messe con l'orecchio al muro ad ascoltare? Mi hanno detto proprio che si sente come se fossero nella stessa stanza, specialmente se una persona grida e parla in viva voce. Con i figli, con uno dei figli, però non so chi. Con Giuliano no, penso con i figli che stanno lontano. Valeria qui fa un po' la parte del fratellino di Saman, non c'entra lei direttamente, ma grazie al suo operato gli altri personaggi si trovano al corrente di fatti. Valeria non ha assolutamente voluto creare attriti, ha voluto semplicemente informare un'amica in maniera, diciamo, corretta, senza dire te lo dico io per cui credimi, proprio farlo sentire a lei di persona, per cui per me Valeria è stata corretta essendo amica di mia sorella. So che si conoscono da 25 anni, per cui sono abbastanza legate. Ti sei messo a terra perché giocavi con un cane che però purtroppo non si vede, il cane ti dava delle gran spallate, sarei curioso di sapere se fosse un alano o un barboncino. Allora, no, la verità è che stavo per terra e c'avevo il cane tra i piedi, quello sì. Logicamente io mi ero buttato per terra non per giocare col cane inizialmente, ma perché ero stanco morto, dovevo andare a casa e non c'avevo voglia. La cosa che ci ha fatto divertire è che il cane, che di norma, come dice mia sorella, è diffidente, ha iniziato a buttarsi di peso su di me mentre ero in quella posizione. Dopodiché mia sorella e mia nipote si sono spostate sul divano per fare la foto, però da quel momento il cane ha iniziato a tenere distanze da me. Avete detto che quel cane è diffidente, dà poca confidenza alle persone che conosce poco, però in realtà tu hai anche detto che ultimamente eri quasi ogni giorno da tua sorella. Un'altra strana coincidenza è che appena tua sorella Manuela se ne va di casa, Giuliano rischia di finire morto. Quali erano i loro rapporti prima dell'incidente? Beh, sicuramente non c'erano dei rapporti paradisiaci proprio perché mia sorella è andata via. Questo mi ha fatto capire che non andava benissimo. All'interno di questa coppia è possibile che la presenza di Pierina fosse un po' ingombrante? Io penso che sia anche normale quando una madre, un padre o comunque una famiglia ti abita proprio di fianco che sia presente. Conoscendo anche la tipologia di relazioni fra nuore e suocere, questo potrebbe avere infastidito Manuela? Probabilmente sì. È vero che Giuliano era uno che in casa si faceva rispettare non poco? Un autoritario, per modo di dire, perché aveva, diciamo, un'imponenza quando parlava, ma in realtà non lo era. È sempre stata una persona molto dolce, tanto che da mia sorella cercava tantissimo la dolcezza. E Giuliano era geloso di Manuela? Beh, geloso sì, questo qui lo devo ammettere, però mia sorella è sempre stato un tipo che di famiglia, anche noi siamo autoritari, se voleva fare una cosa la faceva. Probabilmente mia sorella aveva paura di dispiacergli per determinate cose, ma non penso che Giuliano la obbligasse a non uscire o altro, perché mia sorella lo poteva far benissimo, ha il carattere di farlo. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.